Buongiorno a tutti ragazzi! C'è un proverbio che dice: ne uccide più la lingua che la spada. Beh, il significato mi sembra molto chiaro. Vuol dire che le parole possono ferire, addirittura uccidere. Cioè, possono fare un male simile al male fisico, se non anche di più. Oggi che viviamo in un mondo governato dai social network, di parole che fanno male ce ne sono sempre di più. Sembrano continuamente moltiplicarsi. Addirittura ci sono gli haters. Queste persone che non hanno nulla di meglio da fare che scrivere insulti, commenti offensivi, parole piene di odio, appunto. Alcuni lo fanno come divertimento, come passatempo, altri addirittura quasi come un vero e proprio lavoro. Bella roba! Purtroppo capita anche a noi, anche a voi ragazzi, di dire o scrivere parole che fanno male, di dire male di qualcuno o a qualcuno, di maledire. Quasi senza rendercene conto, che è ancora peggio, ci capita a volte di lanciare vere e proprie maledizioni agli altri. Purtroppo sono capitati, in passato ma anche recentemente, episodi in cui qualche studente è stato vittima di maledizioni, cioè insulti, offese, parole che feriscono. È successo tra di voi, sui social, per messaggio, magari anche durante le lezioni a distanza. Nel caso ve lo foste dimenticati, il nostro slogan di quest'anno è il bene fatto bene. E il bene non va solo fatto, va anche detto. Dobbiamo benedire gli altri. È proprio questo il significato della parola benedire, cioè dire bene degli altri e agli altri. Dire belle parole che aiutano, che incoraggiano, che consolano, che fanno stare bene e che fanno fare il bene. Al mondo, a partire dalla nostra scuola, ci vogliono più lovers e meno haters. Quando è stata l'ultima volta che avete benedetto qualcuno? Cioè che avete detto o scritto qualcosa di bello e di buono a qualcuno? Un complimento, un augurio, una parola di conforto, senza aspettarsi nulla in cambio, così, gratuitamente e sinceramente. Se non sapete rispondere a questa domanda, o se la vostra risposta è chi se lo ricorda? Beh, non aspettate, fatelo con il cuore, farà stare bene voi e gli altri. Questo è il bene fatto e detto bene. Buona giornata!